momento del traffico di punta. Noi andiamo a infilarci dietro la chiesa, andiamo a vedere nella cavetta di Lord Byron, la grotta di Lord Byron, dove il famoso poeta pare che facesse il bagno. Abbiamo fatta. Ora proviamo a entrare nella cala dietro la chiesa. Questa è la zona della grotta di Lord Byron, penso che fosse quella più scura là, dove lui scendeva ovviamente dal cancelletto e veniva a fare i suoi bagni. Tu te lo ricordi Lord Byron, Gabbiano? No, non c'eri ancora quando veniva a fare bagno qua lui. Lì c'è il cimitero in cui riposa anche Walter Bonatti, il famoso alpinista, se lo conoscete, proprio sotto il forte. Cioè, guardate che via vai, cioè noi abbiamo preso l'autobus, adesso facciamo questa escursione in kayak tutta a forza di braccia, torneremo col treno e poi vedete tutto questo, vabbè, diportisti, fanno girare anche loro l'economia, eh. Però fa girare anche qualcos'altro, se mi permettete. C'è un odore di nafta nell'aria che non vi dico. Abbiamo avuto un attimo con delle onde molto alte, di poppa per fortuna, non avevamo neanche dovuto girarci. C'era il kayak che andava su e giù. Non abbiamo fatto in tempo a accendere la GoPro, solo nell'ultimo pezzo quando si stavano già acquietando siamo riusciti a accendere la GoPro, non so come verrà il video. E stiamo procedendo verso la zona delle rocce rosse, le vedete? Dietro lo scoglio Galera c'è la punta del Persico e poi c'è la spiaggia del Persico, dove magari ci fermiamo a dare una sistematina al kayak, a mangiare degli snack e riposarci un attimo. Poco prima della zona delle rocce rosse si aprono tutte queste cavità non troppo profonde alla base della parete e là finalmente le rocce rosse. Che bella la stratificazione e la vegetazione si è aggrappata a ogni bricio di terreno portato dal vento e sono cresciute fino agli alberi. No, intanto ci sono delle onde, però siamo abbastanza tranquilli. Proprio sotto le rocce rosse dovrebbe esserci lo scoglio Galera, quello lì che affiora. Stavo in radio, praticamente in mezzo al, è un posteggio di barche questo, manca solo un posteggiatore abusivo. Questa era la punta del Persico e la caletta di Albana. Come sta andando la pagata finora? Cioè, ogni se, parte se, bene. Che se la raffrontiamo con quella che abbiamo fatto lo stesso posto con lo swing. Abbiamo fatto tipo 2 anni fa. Sì. No, molto meglio, mi sento più stabile e perfetto. La chiglia, insomma, questa pseudo chiglia qualcosa fa. O qualcosa del genere aiuta tantissimo. Vabbè, non è proprio una chiglia, ma... E poi soprattutto il fatto che è aperto, perché lo swing è chiuso e quando fa caldo... Sì, sotto c'hai cioè, un tipo un microclima che è perfetto quando ci devi mettere la gonna a fare a spruzzo, però d'estate si sente. No, invece così è proprio la configurazione estiva, solo con i sostegni per irrigidire, ma non il ponte coperta. Brava la rossa. E ora ricominciamo a pagaiare. Qua potete
col vostro kayak arrivate, scendete più o meno dove volete, dove c'è spazio, e quando volete poi ripartite. Ripartiti alla spiaggetta e ci siamo accorti che abbiamo perso una coppiglia della ruota del carrellino, per cui adesso la ruota l'abbiamo salvata, la coppiglia no, toccherà comprarne un'altra. Quella lassù dovrebbe essere Monesteroli, con i 1100 gradini che portano dalla porticciolo là sotto fino in cima al piccolo borgo. 1100 gradini, mazza, per andare al mare, fai mare e montagna in una botta sola, perché è come un'escursione, è trekking oltre che mare, per andare in spiaggia. Ora dobbiamo passare lo scoglio ferale, sono belle onde, eh? Siamo allo scoglio ferale, eccolo lì con il suo... è una croce, sarà anche una luce immagino, oltre ad esserci la croce. E noi adesso sono degli scogli affioranti, adesso andiamo dritti comunque verso il Rio Maggiore, che è ancora a 7 km. L'altra volta con lo swing c'erano meno onde, e però io avevo la nausea, avevo un po' di mal di mare. Questa volta sono delle belle onde che ti arrivano, anche sia laterali che di poppa, però fortunatamente si vede che oggi sto meglio dell'altra volta. Non sono più incinto, era una gravidanza isterica, aspettavo un kayak. Sorvoliamo sul parto, va? Ci avvicineremo anche di più alla riva, ma avvicinarsi alla riva vuol dire fare lo slalom tra le barche, per cui andiamo un pochino più a largo e via. Tanto comunque le vediamo anche da qui le pareti rocciose. Questa qui dovrebbe essere la spiaggia del Nacchè. Se vi sentite tutti i motori che vanno, porca maremma, motorizzata. Gabbiano, si vedono le zampettine che vanno, non c'è voglia di volare, non c'è voglia di volare. Il gabbiano è diverso dalle anatre, le cince. Il gabbiano non ha paura di nessuno. Gabbiano, siamo noi di avere il paura dei gabbiani. Gabbiano vuol dire gabbia, no? Vabbè, questa era la livornese che parla, no? L'anarchica, gabbia no. Per cui dimmi che è proprio l'uccello simbolo di Livorno il gabbiano, è l'anarchico. Va bene, qui c'è un porticciolo e dietro quella punta rocciosa dovremmo cominciare a vedere Rio Maggiore. Allora, cosa possiamo dire di questa seconda tranche al mare da Porto Venere a Rio Maggiore verso le Cinque Terre? Allora, la sicurezza si è comportata bene, perché sono state delle belle onde. Quelle più alte per fortuna le abbiamo prese di poppa piena, siamo scesi nell'incavo dell'onda e poi siamo risaliti, è stato molto bello, però c'è anche il vento e il vento non ci sta spostando, nel senso che non ci sta portando dove vuole lui, per cui la direzionalità è ancora decente, però la velocità è scesa parecchio, non so se erano le onde che rovinano un po'. Ferma Giulia. Vabbè. Ma di nuovo Capitan Findus, ma ci aveva passato prima, si vede che si è infilato in qualche caletta e adesso è ripartito. Sembra peschereccio del Mulino Bianco, non so, quella roba lì. Davanti a noi le Cinque Terre, questo è l'ultimo promontorio da doppiare
e là davanti a noi Rio Maggiore. Ora andiamo a tirar fuori il kayak e poi prenderemo il treno per finire il nostro viaggio ecologico. Okay, Rio Maggiore, la prima delle Cinque Terre, e poi proseguendo sono tutte le altre fino a Monte Rosso, che è là in fondo, e dietro Promontorio poi c'è Levanto. E di là la spiaggia, sta pure discesa il vaporetto. Ma come ci si arriva? Aspetta, tirate col vaporetto voi. No, no, fate tutte, si passa la coppa di là, si scende di là, da quella parte, vedete come muove il vaporetto, voi continuate tutti, c'è la spiaggia. Hello. You speak English? Yes. Cesare. Or what? Cesare, Cesare. Italiano meglio? Italiano. Italiano. Ok, perfetto. Una domanda. Perché vi ho visto con la canoa. Sapete se è vietato, si può andare qua da un posto all'altro? Sì, sì, ho voglia. Noi abbiamo fatto le Cinque Terre. Ok. Li noleggiano anche qua. Li abbiamo visto adesso anche qua su, ma abbiamo visto una carta dove c'era scritto solo autorizzati. Eccoci qua. Rio Maggiore. Oh, brava la Sea Wave che ci ha portato. Brava Rossina. Brava la Rossa. Gli hai già cambiato nome. Nella sacchettina piccola ci sarà la chiavetta, perché sennò non stacchiamo più la GoPro. Che è ancora accesa, ma io l'avevo fatta.